Ma questa racchetta qui assomiglia più alla Vertex 0203 Comfort o alla Vertex 04 Comfort, visto che la versione Vertex Comfort è uscita dal listino di casa Bull Padel? Lo scoprirete in questo video. Ciao a tutti da Emiliano Dalmine e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo alla casa dei Padel per parlarvi di... della Bull Padel X-Plo Comfort, la seconda racchetta firmata da Martin Di Nenno con il Fibrix, che questa volta non vince su tutto, ma non vinceva su tutto neanche nella Bull Padel Pearl, ma vince sempre su tutto nella Vertex 04 Woman di Delphi Brea, in attesa di provare la nuova racchetta della giocatrice argentina. Detto questo, Emi, Alvin, come si comporta questa X-Plo Comfort? Diciamo che è più uguale alla 0203 o alla 04 adesso o dopo? No, diciamolo dopo, va. Dopo. No, l'hanno già capito però così, perché se eravamo così gasati avremmo detto 0203, che sono due pale clamorose tuttora in vendita, sempre su Padel Market, tra l'altro le trovate col codice sconto Carchia 10. Questa è più 04, secondo me. Sì, diciamo che è una via di mezzo tra la 03 e 04, tendente al 04, però. Anche se Alvin ci ha dominato con questa racchetta, veramente, Davide lo ha mandato ai pazzi, cioè Alvin ha mandato Davide ai pazzi. Eravamo contro, è vero? Eravamo contro e noi abbiamo... ci avete massacrato. Passiamo a parlare del prezzo della Bull Padel X-Plo Comfort, 228 euro, che con il codice sconto Carchia 10 sul sito Padel Market portate a casa circa 205 euro. Ottimo prezzo. Ottimo prezzo, sì. Perché comunque è una racchetta già intanto modello 2025, una racchetta comoda, una racchetta che ha il suo perché, anche se io ho preferito la X-Plo normale, devo dire, pensa, fanno salta questa, c'è il Fibrix. Senza Hexacore. Senza Hexacore, sempre, come abbiamo detto anche più volte nella recensione. Io invece ho preferito questa. Alvin ha preferito questa perché ci ha veramente dominato. E comunque prezzo giusto, dai, 205 giusto, sì. Euro per la racchetta nuova è davvero un prezzo super, sempre se facciamo i paragoni con Nox, che ha alzato di 80 euro la racchetta di Augsburger e Liebach, da 244 a 320, e 320 anche quella della Osoro. Ma onestamente, chi è che spende 320 euro la racchetta dello Soro? Anche col codice sconto e tutto quanto arriviamo a 280, forse 290. Solamente i fan sfegatati, secondo me. Ma non penso che ce ne siano i fan sfegatati di Azzurro Soro, per quanto sia simpaticissima e bravissima. È l'unica spiegazione. Non lo so, veramente prezzi fuori logica per me. Ma detto questo, parliamo anche del livello intermedio. Giocatori di destra e di sinistra. Sì. Ma anche questa, se devo andarci in battaglia, ho solo questa racchetta, voglio giocare a destra, tu a sinistra. Per come gioco io. Esatto, giocheremo con due X-Plo Comfort, lui a destra, anzi io a destra e lui a sinistra, come giochiamo solitamente, perché Alvin gioca a sinistra quando gioca con me, ma in generale, perché a destra in difesa è imbarazzante, soprattutto quando... Se giocate contro Alvin e gioca a destra, tirate forte, perché non sa veramente come difendere. A destra confermo, non capisco. Parliamo adesso delle caratteristiche tecniche della X-Plo Comfort, forma geometrica, la nuova forma di Bull Padel, gomma multieva, Fibrix. Miscela di fibra di vetro e fibra di carbonio che regala una grandissima uscita di palla, che è appunto la caratteristica principale di questa racchetta. Facce ruvide con sistema nuovo che effetti così così. Forse l'unica, esatto, quello che pecca un po'. Nuova disposizione dei fori come anche nella sorellona X-Plo, avete visto qua, garantisce maggiore esplosività la mancanza di fori al centro. Vibra drive anche su questa racchetta e... fortunatamente non è Hexacore, ma un normalissimo grip a cui ho messo l'over grip, perché nel torneo che ho giocato a Lecce, sempre in coppia con Mirko Vucinic, dove abbiamo raggiunto i quarti di finale, e Mirko sempre numero unissimo. Chi mi ha scritto? Dopo quattro partite faceva un caldo incredibile, quindi ho dovuto mettere perché non riuscivo a tenere in mano la racchetta. L'accetto con comoda polsiera. Mirko, tranquillo che la prossima volta giochi con lui, giochi con Alvi e poi fai le differenze, trova le differenze. Racchetta che anche come nella X-Plo possono esserci messi i pesi sopra, racchetta che ha il wave system e racchetta che ha la possibilità di mettere anche i pesi nel manico. Ma Alvi parlaci appunto di pesi, peso e bilanciamento. Peso di questa racchetta, il range è di 365 grammi a 375 grammi. Con la... 365 a 300... no, 365... Rifacciamo.
No, no, non rifacciamo, ho detto io, 365, 375. Con la nostra che pesa nello specifico 371 grammi. Quindi in range. Bilanciamento che qua Amy ci ha scritto high balance, ma purtroppo a noi è arrivata medio balance, 25,6 centimetri. Quindi un bilanciamento molto medio, come era diventata la X-Plo normale, tolto l'Esagor. Che poi tra l'altro non è che solo la nostra è arrivata così. No, no, sono tutte quante con un bilanciamento medio, se non basso. A noi quindi detto questo 24, no. Boh. Vabbè, diciamo che le specifiche a volte in casa Bull Paddle sono un po' così. Ma detto questo, vediamo come si comporta da fondo campo. Pallonetti, 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 perché comunque escono bene. L'uscita di palla è la grande caratteristica di questa racchetta. È una racchetta abbastanza facile, anche se non ha un punto dolce molto grande. Quindi quando non si prende il punto dolce, esatto, i pallonetti vengono davvero corti e mi hanno impallinato, soprattutto quando poi ho giocato contro gente di livello nettamente superiore al mio e mi hanno impallinato. E quindi questo forse è una pecca, però è una racchetta comunque facile, dove la palla va su. Si muove comunque bene nonostante il peso sia un po' alto, 371 grammi, il bilanciamento al centro la rende comunque abbastanza maneggevole. Beh, non sembra così pesante, però non sembra così utilizzi... pesante. Albi, se avete dominato a suon di pallonetta, Albi, sono venuti meglio che a me, c'è da dire. Sì. Ma guarda, tu dici che la palla neanche scappa troppo, no, cioè, nel senso, più che scappa, che quando la prendi bene ti muore la rete, cioè, sì, è al contrario, non è tanto il controllo che va troppo lungo, cioè il momento lo fai sempre giù, lo fai sempre, lo fai sempre, poi puoi avere un po' più meno corto, perfetto, ma quando la prendi male, però veramente a volte muore proprio tutto sul colpo teso, sì. mi muore un pochino, mi è morto un pochino a rete. Ma adesso, Alvin, vediamo come si comporta da fondo campo, con tu che mi metterai un pochino alla prova. Bull Paddle X-Plo Comfort alla prova a fondo campo con i miei occhialini Lotto. Anche qui, nonostante il peso di 371 grammi, è una racchetta che per via di un bilanciamento medio si muove molto bene, come facili pallonetti come questo che ho quasi pennellato, ma ho detto però facili, vanno lì, si smarmellano bene, a ritmo blando, poi è una racchetta che veramente è come al parco giochi, divertentissima. E passo Alvin in tutte le maniere. Punto dolce non è ampissimo, e questa l'ho presa corto, l'ho presa male, è rimasta cortissima. Anche questa non bene, e Alvin avrebbe potuto fare il buco anche se non è capace. Però si lavora di pallonetti, si lavora a ritmo blando, i pallonetti escono che è una meraviglia. Vai Alvin, vediamo come va a ritmo avanzato. Alzato il ritmo Alvin, sta sempre con la felpa, nonostante ci sono 40 gradi. Punto dolce non amplissimo. Quando alzo il ritmo non mi tiene a volte, ancora così, è andato un po' lungo, però anche qui è esplosa, è andata sul vetro di fondo campo, bisogna comunque saperla gestire, nonostante sia un Fibrix diciamo controllato, magari sarà anche la nuova gomma multi Eva di Bull Paddle a essere un po' più controllata. Ah! Facciamolo correre Alvin alle ultime, ti faccio ritornare a rete. È morta lì, però da fondo campo comunque una racchetta piacevole, ad alti ritmi attenti, perché se non la prendete bene lavorate tanto di pallonetto, perché poi vi viene voglia di lavorare di pallonetto con questa racchetta, se la prendete bene attenzione che rischiate di farvi impallinare, quindi sempre bene con i piedi sulla palla. Alvin, a rete. Amy, come dire, io ho giocato due partite e... guarda, devo dire, non è un cannone, ma non l'ho mai visto girare così forte quasi. Più che altro perché la volea è sempre incisiva, e poi devo dire che questa magari forma geometrica con la foratura così, quando impattavo la palla sempre piena, la palla viaggiava, cioè sembrava quasi forte. Stato di grazia, davvero dominante, lo ammetto quando c'è da ammetterlo. E quindi le volee sempre incisive, sempre potenti, sicuramente il peso, che almeno non sembrava così pesante, ma comunque la palla quando la impattavi piena usciva pesante, sì, sì. Cioè usciva proprio la palla incisiva, quasi da vincente, si muoveva bene e non ho mai trovato, diciamo, difficoltà. Come dicevi tu Amy, non,
cioè la palla esce, però hai sempre la percezione di avere un buon controllo. Quando la impatti male non è che ti scappa, ti rimane un po' corto. Quindi diciamo che la rete... Il problema è quando ti rimane troppo corto. Esatto. Quindi, però diciamo che tutto sommato è una racchetta piacevole. Avrei magari visto come è fatta la racchetta, ho usato magari sul bilanciamento, l'avrei resa un pochino più aggressiva, perché comunque insomma questa è una racchetta aggressiva. Sì, con cioè, questa solamente questa non è la comfort, è più comfort l'altra. Questa è un po' più offensiva. Quindi, boh. Offensiva per tutti, questa è l'offensiva a livello intermedio, che comunque la palla esce bene, quella serve più braccio. Sì, quella serve più braccio, questa è un po' più facile come, esatto, come uscita. E devo dirti, Emi, l'unica cosa che su me un pochino pecca gli effetti che non mi hanno entusiasmato. Non so se anche a te sei d'accordo con me, poi me lo dirai dall'alto, però diciamo che gli effetti non sono stati lo master. Non sono il punto forte della, esatto, palla, diciamo. Ma adesso, esatto, Alvin... Mi vedrete un po' a rete e vedete come si comporta questa X-Pro Comfort. X-Pro Comfort a rete. Vai, Emi. Beh, l'uscita di palla... Diciamo che assomiglia molto alla Vertex 04 con un pizzico di Vertex 03 Comfort che abbiamo recensito. Diciamo che quando vi tirano abbastanza forte, quindi quando vogliono forzare l'avversario alla giocata, è abbastanza comoda. Punto dolce, però non ampissimo, attenzione. E gli effetti, un po' come per la X-Pro, che abbiamo già recensito e vedete la recensione sul nostro canale, non sono, avete visto, qua, gli ho messo l'effetto, ma la palla non è morta dopo il vetro, quindi gli effetti sono discreti, non sono ottimi. Aumentiamo un po' il ritmo, vediamo come si comporta la Comfort, la X-Pro Comfort. Avete visto, gli effetti comunque... discreti, però vedete che la palla dopo il vetro non muore, però diciamo che quando si impatta bene, però diciamo che quando si impatta bene anche questa, come la sorellona, è esplosiva. Vai, Emi, ancora un paio, ritmo alto, vediamo se vi tieni. Allora, sicuramente il peso alla lunga un pochino si sente sul gioco rapido, però devo dire che per inerzia, anche volle schiaffata qua, viene facile, vi invoglia a essere aggressivi. Non a caso ho giocato anche da sinistra uno dei miei migliori match negli ultimi 2 anni. Guardate, è l'unico modo per tenervi, giocare cichite, perché appena si alza, e questa è buona, fuori. E in sequenza, 2 blocchi la deada. Uno, racchetta solida, che però si sente solo nel muovere quando sei in ritardo a fare il blocco, perché è un pochino pesa. Oddio, cosa ho fatto? Era un blocco? Deada, deada. Ultima deada, una deada. Palla ogni tanto scappa, però il peso e il bilanciamento un po' più alto la rende un po' più offensiva della sorellona X-Pro. Mi avete visto a rete, Emi? Tolgo, slaccio l'accetto. E com'è dall'alto? Ma dall'alto non è male, però non è, cioè non l'ho trovata potente, non lo so. Cioè, pure sullo smash piatto un po' faticato. Il per 3 non male, vibora pure. Polivalente, cioè nel senso sì, che si può fare un po' bene. Tutto. Sì, si può fare un po' tutto. Cioè, avendo la tecnica, una racchetta che permette tutto. Cioè, comunque colpi buoni dall'alto si possono fare con una buona tecnica. Però non è la racchetta che mi ha fatto dire wow, cioè per esempio la Vertex 02 e 03 Comfort, cioè l'ho trovate molto più potenti dall'alto, anche perché erano anche più bilanciati in alto. Esatto, esatto. Mentre la 04 l'ho trovata più di controllo, sì, cioè come ha detto Alvin prima, più simile a questa che alla 02 che alla 03. Questa forse c'ha un filino un po' di potenza in più rispetto alla 04 Comfort. Esatto. Però non è una cosa esagerata e preferisco questa alla 04 Comfort. Sì, 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 sì. Ma ripeto, questa qua è un ottimo prezzo, 205 euro appena uscita, ottimo, ottimo prezzo, ma adesso mi vedrete nella solita sequenza dall'alto. Vibore, chicca la grata per 3 smash piatti. X-Pro Comfort dall'alto, ancora occhiali Lotto.
da, ricordo, sono occhiali da indoor. Ed hai visto qui come è scappata la pallina, nonostante in questo caso il fibric su questa racchetta. La racchetta che comunque si muove bene, qui male male. Anche qui mi è sfuggita, sono andata tutto braccio, è andata lunga. Vai Alvin, contiamo un altro po'. Vediamo sempre come difendi. Non ne difende una, eh? Questa non l'ho vista. Però racchetta comunque agile. Racchetta con cui dall'alto si gioca bene, qualsiasi, offre un'ottima varietà di colpi. Vai, facciamo ancora un paio, Alvin. Adesso qui, movimento veloce ma comunque un po' controllato, come insegna Gaston Malacalza, lasciando andare il polso. Ottima vibora, vai, ultima Alvin. No, ha fregato. Comunque, anche questa, livello intermedio, benissimo, sia destra che sinistra, forse destra un po' qualcosina in più per via dei pallonetti, però ottimo prezzo poi, 205 euro. Alvin! Dimmi. Caccio il telefono che prendiamo il caffè, no, vabbè, che diamo i voti. Sei andato al sud ormai. Sono torno da Lecce, parlo, no, quello non era leccese. Poi i pasticciotti quanto sono buoni, Alvin. No, ma non, no, non voglio saperlo. I pasticciotti sono veramente buoni, porca miseria. Alvin, diamo i voti alla Bull Padel X-Flow Comfort da fondo campo. 8. Pallonetti. 8 e mezzo. A rete. 8. Controllo. 8. Maneggevolezza. 7. Uscita di palla. 8 e mezzo. Punto dolce. 7 e mezzo. Effetti. 8. Potenza. 8 e mezzo. Per 3. 8. Smash. 8. Vibora. 8. Abbiamo dato i voti alla X-Flow Comfort. Ah, e no, perché manca anche il rapporto qualità-prezzo a 205 euro. 7. Abbiamo dato i voti adesso, veramente, alla X-Flow Comfort. Abbiamo detto all'inizio cosa devono fare, no? No, mi sa di oggi. Quindi che cosa devono fare? Vabbè, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto. Iscriversi al canale, attivare la campanellina, dire a un vostro amico di iscriversi al canale, che per noi è importante, e... quinta e ultima cosa, rispondere alla domanda di Emi. X-Flow o X-Flow Comfort? Quale vi piace di più? Scrivetelo nei commenti. Io questa. Io dico X-Flow. Io questa. Ciao. Ciao.